Ciao a tutti, benvenuti a Gioco con me, giochi per bambini. Oggi sono qui con un sacchettino, 100 grammi di polverina bianca che vedete qui, ma che in realtà non so bene cosa sia. Vi spiego subito perché. È polverina appunto bianca, vedete, simile al gesso, non profuma, ma non è né gesso né zucchero, perché comunque avete visto che è la consistenza non è quella dello zucchero. E quindi non so bene, non è lievito, non so bene cosa possa essere. Guardate qui, vedete, la consistenza sembra proprio quella del gesso, ma non è gesso. Cosa potrebbe essere? Beh, un'idea che mi è venuta è sicuramente quella di provare con la mia mitica torcia a ultravioletti a appunto vedere se succede qualcosa. E in effetti guardate cosa succede, si illumina al buio, guardate qui, è una polvere magica, bello è questo effetto. Quindi abbiamo scoperto di cosa si tratta, ma qualcosa che in realtà io non sapevo esistesse, non so neanche per cosa possa essere utilizzata, ma in realtà un'idea mi è venuta, cioè quella di mischiarla a della gelatina, magari nei prossimi video, per vedere l'effetto che fa sempre sotto la luce ultravioletta che abbiamo qui nella nostra torcia. Quindi il mistero è stato svelato, ma in realtà il nome proprio di questa polverina non ce l'ho e non lo so. Oh, si è un po' aperto il sacchetto. Vediamo se, ecco, vediamo se si illumina la mia mano in questo caso. Beh, direi di sì. Cosa ne dite voi? Assolutamente sì, anzi, ultra luminoso proprio. Fantastico, sicuramente sarà motivo di esperimenti per i prossimi video, qualcosa mi verrà in mente. Voi cosa ne dite? Intanto ditecelo nei commenti se avete già avuto esperienze di questo tipo di polverina bianca, se l'avete già utilizzata, come l'avete utilizzata e se appunto vi è piaciuto l'esperimento che avete provato, che avete fatto. Io intanto vi ricordo di iscrivervi come sempre al nostro canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarci un like e di seguirci sempre, perché ogni settimana, anzi ogni giorno, sforniamo nuovi video da farvi vedere con tante nuove idee e creative per il vostro tempo libero. Quindi speriamo di avervi dalla nostra. Noi intanto ci vediamo la prossima volta e io vi saluto. Ciao a tutti!